Signore e signori, sta per iniziare un po' di tutto, ma soprattutto niente. Buonasera, buonasera e benvenuti, ben ritrovati alla quinta puntata. Quinta puntata di un po' di tutto, ma soprattutto niente. Scusate per la scorsa settimana, non ci siamo potuti andare, del resto, come ho scritto su Facebook, lui doveva finire di mangiare. Purtroppo io quando mangio, quando inizio, non si sa quando finisco. Dici? Abbiamo notizie? Abbiamo notizie. Ma che bello, abbiamo notizie. C'è una notizia che devo dire che un po' mi preoccupa. Addirittura? Sì, non so se hai visto. Sì, ti ho visto un po' preoccupato. Non so se hai visto cosa hanno pubblicato su Twitter quelli dell'ISIS. No. Ecco qua, l'ISIS, siamo nelle vostre strade. Ma di cosa ti preoccupi? Peggio di come sono combinate? Vabbè, quello è vero, il problema sono le strade. Scusa. Ma invece non so se hai sentito questa scoperta straordinaria, una scoperta scientifica che è stata fatta in Francia. No. Eccola qua, il Viagra come possibile cura per la malaria. No, ma come può essere? Non può essere. Scoperta, il Fatto Quotidiano, non è un giornale. Scoperta scientifica, però certo ancora non si è sicuro, però pare che potrebbe essere una possibile soluzione. Certo, ecco. Che se sarà così, quando uno si sta curando, sarà abbastanza evidente, no? Diciamamo che si nota, curando. Se si è piccoli si nota. Va bene, sì. Ma invece è anche un'altra notizia spettacolare. Addirittura. Sì, no, che a me proprio mi ha colpito. Non so se hai visto cosa stanno facendo a Piacenza. Che è successo? Eccolo qua. A Piacenza nasce il Museo della Merda. No, questa non ci credo. Questo sarà una notizia falsa, può essere? Proprio così. Fra l'altro, guarda che hanno fatto anche un certo sforzo, Ma certo, per riempire un museo, immagino. Uno sforzo economico. Economico! Ma secondo te fanno entrare anche gli stitici? No, ma che ne so, magari gli fanno uno sconto. Magari gli fanno uno sconto, non lo so. Comunque ora la do io una notizia, Sì. Australia. Questa qua è incredibile. 17 anni per scoprire fonte di segnali misteriosi. Era il forno a microonde. Non ho capito, scusa. Te lo spiego subito. Radiotelescopio di un'astrofisica australiana captava delle interferenze e dopo 17 anni ha capito che erano dovute all'apertura del forno a microonde della cucina. Pensa che delusione che avrà avuto questa quando ha scoperto questa cosa. Proprio sarà una delusione. Una bella notizia proprio. Una bella notizia. Non è che te l'ho fatta dire, l'hai detta tu, mi ha detto voglio dire. Sì, no. Sarà proprio una delusione allucinante, come quando uno per anni aspetta un leader di sinistra e arriva a Renzi. A proposito, ma hai visto che finalmente hanno approvato l'Italicum? L'ho visto. Che è successo, fatto un po' un casino perché all'interno del PD ci sono stati scontri, problemi. Liti, soprattutto quando Renzi ha posto la fiducia, c'è stato tutto. Perché ha detto anche che se l'Italicum non passava, il governo cadeva. Ha detto proprio così. Come si sa, purtroppo in Italia per il momento non sta passando un periodo facile, felice, purtroppo è passato l'Italicum. E finalmente si è aperto l'Expo. L'Expo, l'apertura. Devo dire, tranquillo, non è successo niente. Tutto tranquillo, dice che è stato. Per modo di dire, anzi, è successo un casino, scontri, proteste. Poi ha fatto molto discutere l'intervista di quell'idiota che diceva cose assurde sull'Expo. Renzi? Quel ragazzo che parlava della manifestazione. Quello è cretino davvero. Ma comunque anche noi oggi abbiamo un collegamento dell'Expo. Non ci credo. Sì. Non lo fa nessuno. Noi abbiamo un giovane operaio che sta lavorando all'Expo. Vediamolo.
Salve ragazzi da Milano, qui tutto procede bene. Bene ragazzi, mi presento, io sono l'addetto alle pubbliche relazioni dell'Expo 2.015. O meglio, più precisamente, mi hanno fatto rappresentante e portavoce dei giovani dell'Expo. E sono in pratica la mascotte dell'Expo. Te capì? Bene, a dire la verità, sono ancora in prova. Mi hanno detto i superiori che il periodo di prova dovrebbe durare 6 mesi. Uè, una roba pazzesca, A novembre, poi, se tutto andrà bene, mi faranno firmare il contratto. Mi assumeranno a pieno titolo. E così la mia vita cambierà. Te capì? Bene, per essere ancora più precisi, mi hanno fatto firmare un accordo strano, un accordo nuovo, New Generation. Sono in una fase precontrattuale, cioè mi hanno portato nello studio di un commercialista famosissimo a Milano, questo però era un tipo bizzarro, A questo tipo, in sostanza, piace vestirsi da cameriere e offrire caffè ai clienti, è strano. E l'accordo me l'hanno fatto firmare su una carta nuova. Pensate un po', la carta da scontrino. Una roba pazzesca. Questa è fantapolitica. Questo è lavoro all'avanguardia, ragazzi. Poche parole, ma chiare e buone. Questa è la vera semplificazione che serve al paese. Avete capito? Questa è la burocrazia al servizio del cittadino. Avete capito? Il mio, come dire, interlocutore è una figura istituzionale nuova. Si chiama Caporale, una persona in gamba, la sa lunga. Lui sa riconoscere il talento delle persone e lo sa mettere a frutto. Ah, è un tipo intelligente e tosto. Altro che fuga dei cervelli. Il lavoro qua non manca, basta cercare e lo si trova. Ci vuole solo inventiva. E i cervelli possono anche scappare dall'Italia, ma chi se ne frega? Ma almeno fate rimanere le braccia, le spalle e i piedi, le gambe. Quelli servono. Bisogna marciare, marciare. Niente, dicevo della mia esperienza. Mi ha cambiato la vita. Renzi e i renzisti e i caporali. Persone in gamba, bisogna fidarsi di loro. Io praticamente passavo le mie giornate prima appoggiato a un palo e a riflettere, a lavorare con la testa, avete capito? A rispondere, a cercare anzi di rispondere a domande molto impegnative, ai grandi interrogativi della vita, tipo che cosa mangiare a pranzo o a cena, oppure anche che so. È un bel dilemma questo, se ci pensate bene. Partita a calcetto con gli amici o seratina con la fidanzata, dal finale pirotecnico incerto. Niente, poi ho conosciuto questo caporale renzista e la mia vita è cambiata. Da inoccupato, tenuto da un palo, quello della segnaletica stradale, sono diventato occupato, che tiene il palo. Ecco la novità assoluta. Io ormai faccio parte del sistema. Sono un ingranaggio fondamentale del sistema. Io reggo il sistema. Sono una colonna portante di tutta la macchina dell'Expo. Sapete che faccio? Qual è il mio ruolo riconosciuto? Io faccio il palo. O meglio, mi spiego, mi faccio capire. Praticamente io tengo il palo che sorregge il tetto del padiglione della Sicilia. Sapete quello che era accaduto?
nessun problema. Gli architetti e gli ingegneri sono persone in gamba, sono dei cervelli, persone geniali, eh? E hanno inventato sta cosa, una soluzione alternativa ecosostenibile al problema strutturale. Eh sì, gli uomini palo. Avete capito? Che storia, che roba, ragazzi. Questa è una soluzione a impatto ambientale zero. Questo è il lavoro del futuro. Questo significa riconoscere il talento e mettere a frutto le capacità delle giovani menti, spalle e braccia degli italiani. Te capì? Ecco, praticamente poi dopo il periodo di prova di 6 mesi, ecco che poi la mia vita cambierà, farò il salto di qualità, avete capito? Diventerò, mi hanno detto i renziste e i caporali, disoccupato. Guarda che roba, disoccupato. Io non c'ero mai stato disoccupato, prima non facevo un cazzo, mi grattavo le palle. Interessante sta storia, mi hanno spiegato i ragazzi, ah, gente in gamba, la s'allunga, mi hanno spiegato che praticamente entrerò in una nuova dimensione, in un mondo nuovo, pieno di alternative e opportunità. Una roba pazzesca, questa è mobilità seria, questa è diversificazione, questo è ampliamento degli orizzonti, arricchimento dell'esperienza personale, si vede che ho studiato bene. Eh sì, quindi dicevo, sì, di questo nuovo mondo, quello della disoccupazione, interessante, non vedo l'ora di firmare il contratto per entrare in questa nuova dimensione, interessante. Guardate ragazzi, che io non sono il tipo fissato con il lavoro fisso e il posto fisso, cioè praticamente io faccio il lavoro fisso, il palo è fermo, io sto là, lo tengo, è importante sta storia, faccio parte del sistema, io lo reggo il sistema Expo, tutto sulle mie spalle, eh sì, grossa responsabilità, cavolo. Praticamente dicevo, è un lavoro fisso, certo, io sto, come dire, tengo il palo è fermo, mica si muove, però è anche flessibile. Eh sì, c'è mobilità sociale, mobilità lavorativa, c'è possibilità di diversificazione, così la mia esperienza si arricchisce, avete capito? Praticamente io posso tenere e devo tenere i pali degli altri padiglioni anche, oppure nello stesso padiglione cambio palo, così le mie competenze crescono. Bisogna dare fiducia ai renzisti, a Renzi, ai caporali, gente seria, intelligente e guarda lontano. Bisogna cambiare mentalità, uno sguardo nuovo al presente e al futuro per cambiare questo paese. La meritocrazia funziona e bisogna farla funzionare. Sapete cosa mi hanno detto? Una filosofia di vita. Eh? Bisogna allargare gli orizzonti della mente e del cuore. Mi sorge una domanda, mi viene un dubbio stavolta. La faccio a voi la domanda, ragazzi. Mi sembrate facce intelligenti un po', ma bisogna anche allargare gli orizzonti del culo. Vabbè, beh, interessante questa, sì, cosa. Sì, è stato della... molto interessante. Sì, 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 devo dire. Però... che la domanda era inquietante, effettivamente. Sì, un pochettino. Il finale è stato un pochettino... Ma, secondo te? Ma no, non, comunque, si sa, non si sa. Riccardo. Cioè, si sa, ma è meglio non dirlo. Riccardo. Che c'è? Abbiamo il momento... Forse il più importante della trasmissione, secondo me è il più importante, poi non lo so, poi non lo so. Dipende. Abbiamo il momento dell'ospitone. L'ospitone. Sì, l'ospitone, e questa volta, Riccardo... Sì. Che abbiamo, che abbiamo? Ho trovato marinaio. Marinaio? Un marinaio. L'ho trovato, sabbiere, che pescava. Ma che cosa, è il marinaio più importante della storia dei marinai. Addirittura abbiamo, che ci abbiamo? Ah, tu, mandiamo la sigla e poi, no, e poi lo scopri. Andiamo alla sigla. Sigla. Perché sta cosa?
guardalo bene un attimo. La pipa. Pezzo di ferro. Pezzo di ferro. Oddio. Dov'è la mia gattina? No, veramente qua la sua gattina non c'è in questo momento, braccio di ferro. Oh, chi è il capitano di quest'arca? Ah, sono io, lui è il mio vice, sono il più importante di questa barca, il capitano proprio, sì. Sì, certo. Senta, non avrebbe mica un romantico esemplare di uccello dell'amore per una femminuccia che si sente tanto sola, povera bestiola? Ma no, braccio di ferro, ma cosa dice, braccio di ferro? È stupido, braccio... No, invece ci parli un pochettino della sua forza, è proprio vero la sua forza? Così se ne parla tanto, è proprio vera? Cioè, siete messi d'accordo anche con Leandro? Cioè, coinvolto anche Leandro in questa minchiata? Vabbè, pubblicità, va, pubblicità. Allora, Giorgio, ci prendiamo un caffè? Ma sì, va, prendiamoci un caffè. Che caffè vuoi? Muovivi. Scusa, 2 secondi fa mi hai detto che volevi un caffè. Infatti voglio il caffè. Ah, allora lo vuoi? Certo che lo voglio. Beh, che caffè vuoi? Muovivi. Ah, ma allora me lo fai apposta. Allora dillo che non lo vuoi il caffè. Ma come non lo voglio? Ho detto che voglio il caffè. Allora lo vuoi? Sì. Che caffè vuoi? Muovivi. Allora, visto che già te lo sei preso. Ma no, che hai capito? Ma non muovivi. Caffè muovivi. Guarda là. Muovivi, la caffetteria artigianale. Caffè appena tostato, pasticceria fresca, gelateria, apericene e cocktail bar. Muovivi, gli specialisti del caffè. E se vuoi bere un buon caffè, prendi un caffè Muovivi. Ragazzi, caffè? Muovivi. Ma perché dobbiamo fare queste cose? Bello. Ma tu nella penultima puntata. Ma l'hai visto dov'è adesso? Per no, ma dai. L'hai visto dov'è? Ma dai. È divertentissimo. Sì, fa un po' male, però è divertentissimo. Sì. Ma... Se Olivia sarà contenta. Sì, anche lei. Ramona. Ramona. Ecco. Ramona, me l'hai detto tu che si chiama Ramona. Comunque. Sta pescando. Ho visto che è marinaio, sta pescando. Sì, sta pescando. Bravo. Che abbiamo? Adesso abbiamo una novità, nelle ultime due puntate abbiamo deciso di fare una cosa diversa. Erano dei piccoli sketch di una volta, quelli che si facevano nell'avaspettacolo. Abbiamo deciso di farli a video? Sì. Bene. E qual è quello di oggi? Max e Pepito. Guardiamocelo. Le 2 del mattino. Vado a comprare un attimo le sigarette. Sì, le sigarette, le 2 del mattino. Io voglio sapere dove diavolo è andato a finire. Appena lo becco. Con Max e Pepito. E dove siete andati a cena con Max e Pepito? Dove siamo stati? Dove? Sulla rotonda sul mare. Hai portato Max e Pepito sulla rotonda sul mare? Ah, sì. Noi, 15 anni di matrimonio, niente. Max e Pepito sulla rotonda sul mare. Sai, era tanto che non li vedevo, sì. Quindi...
andiamo. Quindi avete cenato sulla tonda sul mare? Ah, beh, certo. Avete cenato. E cos'è che avete mangiato così, per curiosità? Beh, mangiamo. Non ci porti mai, almeno fammi sapere. Abbiamo mangiato, sì. Sì, abbiamo mangiato l'antipasto. Cosa? Sì. Cosa? Affettati misti. Sì, con due olive. Sì, c'erano due olive, sì. Con due olive. Sì, sì. Poi il primo, c'era il primo. Poi il primo abbiamo preso i cannelloni, un classico, i cannelloni. E poi il pollo, sì, il pollo con contorno di finocchi. Ah, sì, sì, sì. E il dolce l'avete preso? Sì, certo, l'abbiamo preso, sì, sì. Cosa avete abbiamo preso? Preso la torta, una torta, sì, la Santa Onorè. La torta Santa Onorè? Sì, 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 la torta Santa Onorè. Ho capito. Sì. Possiamo andare a dormire ora? Aspetti qualcuno? No. Alle due del mattino aspetti qualcuno? No, per un attimo che vado a controllare. Vai, guardare, vai. Scusa, chi era? Chi era? Era testimone di Geova. I testimoni di Geova? Sì, i testimoni. Alle 2 del mattino testimoni di Geova. Testimoni di Geova, sì. Vado ad aprire io. Io oggi proprio non me la voglio giusta. Alessandra, ciao! Mi piacerebbe tanto sapere da te che cosa avete fatto. Ci siamo baciati. Sì, ci siamo baciati perché da tanto tempo che non ci vedevamo. No, abbiamo mangiato. Sì. E di che avete preso? Che abbiamo preso? No, non abbiamo mangiato subito. No. Non abbiamo mangiato subito perché prima lì si balla. Avete ballato? No, praticamente che quello che mangiavamo, proprio lo vomitavamo. Antipasto! Andava, visto l'antipasto? No, antipasto. E che antipasto era? Che antipasto... Non puoi capire. No. Il cameriere ha tagliato... Ha tagliato le dita, no? La mano, il braccio. Poi si è cominciato a entrare e incominciava a tagliarsi. Si aspettava. Non sappiamo così. C'era il cameriere e te lo buttavo così, che era anche difficile da prendere al volo, che era anche complicato. Era misto. Affettato misto. E basta. E tu parli, infatti, perché sono affettato misto, cioè, che? Olive. Quindi affettato misto con due olive, E poi? No, e poi infatti ha alzato la mano, che sono affettato misto con due olive, no? Primo. Fate subito la pallina, Che abbiamo preso di primo? Ah, no, abbiamo detto, ma perché dobbiamo mangiare? Da tanto che non ci vedevamo, ci siamo fatte due canne. Due canne? No. Tu ti sei fatto le canne? Pesante, quindi sono andato in bagno. Cosa avete preso di secondo? Beh, questo è facile, pollo, contorno, e sta migliorando, si è sempre cretino, ma sta migliorando, Sì, io avevo qualche dubbio quando era piccolo, dicevo, secondo me. Quando ci hanno portato il contorno è entrato un gay. No, hanno dato più due gay. Tre gay. E poi il gay pride, quando ci hanno portato, è entrato il gay pride, con una marea di finocchi. Finocchi con
venire qua. E poi? E poi abbiamo mangiato. E poi ci hanno messo di conto. Ci hanno fatto così, era un po' caro. Solo questo. La torta, certo. Che torta abbiamo preso? Non voglio capire. Cosa? Quando era portato in doccia, sì, è entrato un vescovo. Cioè era vescovo. Sì. Era vescovo, ma poi è diventato papa. Non era il papa. Non puoi capire, era entrato in doccia, un fascio di luce di Dio. Per Dio in verso il triangolo, l'occhio, per Dio in verso. Di più. È Renzi, poi era Renzi con la matita da bosco. Sembrava una trinità. Un santo, sì? No. No. Santo sì, santo no. Santo non è santo. È un cornuto, che è? Santo, no? Ma che? Re, santo. Scusa, se ho dubitato di te, va bene? Scusa, quando sbaglio lo ammetto. Vabbè, adesso, visto che avete mangiato così tanto, vi va un amaro così digerito, ben digestivo? E allora vado di là a prenderlo con permesso? Ma come dimmi? Ma cosa fai? Non sai male, se non... Oggi. No. Vado, arrivo subito. Sì, male. Ma non sai male, fai schifo come mimo. Senti proprio. Guardate un che... po' chi c'è! Ciao! Sono Pepito! Modality. Che stai facendo? No, poi lo capisci, ora lo capisci, ora lo capisci. Lo capisci dopo, sì. Perché sì. Che c'è adesso? C'è l'ospite. Ce l'ho, abbiamo. Sì. Allora, non mi fare di nuovo la cretinata di prima. Braccio di ferro. No, questo è il momento. Siamo alla fine, è il momento dell'ospite, quello serio. Quello che si muove. Questo si muove. Sì, certo. Vabbè, allora dai. Sigla. Abbiamo il grande Antonio Modica. Allora, grande Antonio Modica, si muove, è bello, è reale. Che tra l'altro prima abbiamo avuto... Stupidi. Dice che siamo stupidi. Sono tutti stupidi. No, devi sapere che prima abbiamo avuto Braccio di Ferro come ospite. L'ho visto. E ora abbiamo Antonio, che assomiglia a Robbie Williams, che ha interpretato il suo primo film, che ha interpretato è stato Braccio di Ferro. Sì. C'è una certa... Abbiamo collegato bene le cose, collegato bene. Oh, Anto, come va? Anto, tutto a posto? Fino a 5 minuti fa andava tutto ok, ora mi sento un po' sbandato. Sinceramente. Sai, sono i fari, le luci. La vostra presenza. La nostra presenza, sì, infatti. Questa magliettina? Guarda come spende i soldi il gioco. L'aereo libero, è spettacolare. Se spende i soldi significa che lo pagano. Questo è bello. Questo pagano, sì. Cioè, è importante, cioè, pensate, c'è qualcuno... Qualcuno che paga Giorgio per fare qualcosa, c'è gente che lo paga, pensate, tutte queste grazie, cose. Prego. Grazie a lui. Cioè, sì, di riflesso lo prendo anche io. Sì, okay, grazie. No, dobbiamo spiegare il motivo per cui Antonio è qua, no? Sì, certo. Ecco, spiegato. Cosa sta succedendo? Cosa succede a breve, no? Cosa sta succedendo? Lui io sentivo che... Sì, io perché allora, ho problemi di memoria, no? Sì. E allora ripetevo questa parola perché è il titolo dell'album che sta per uscire. Per quello? Modality. È un EP più che un album, farà 7 brani, perfetto. Tutto fatto in America, tra Chicago e Los Angeles, con Gavin Christopher e Lee Curreri, che già qua qualcuno conosce perché ha visto qualche concerto. Apprezzato. E finalmente, dopo un parto durato 12 mesi, sembra che sia tutto pronto, anche burocraticamente. A posto. Vedremo. Poi a voi. E quindi ce lo promuoveranno? Ci sarà la promozione, ve lo porterò qua in televisione. Tutto perfetto. Certo, sfrutterò la pubblicità. Certo. Naturalmente, però, se fai qualche concerto dal vivo, diccio. Senza dubbio, sarà veniamo come sempre. Di nuovo, veniamo come sempre. Di nuovo. E in America come sta? Cioè, non l'esperienza, proprio andare in America.
Beh, vedi, l'America è per me qualcosa che poi per chi fa questo genere di musica è un po' la Mecca, no? Certo. Quello del solito rhythm and blues. È stato poi noi innamorati, cresciuti con l'America. Con l'America, certo, esatto. E avendo come compagni di stanza e di casa la Loco Studio con Francesco Michele, oltre ai mod, quindi capisci che era tutto un Transformers là dentro. Abbastanza. No, è un'esperienza, una delle esperienze più belle della mia vita, penso anche degli altri, perché... Tu già eri stato in America? Sì, nel 94, sì. Per i mondiali? No, non ci sono arrivato, ci sono arrivato a dicembre, no, è vero, però riflettendoci, no, a dicembre, sì, fu dal dicembre al giugno, quindi figuratamente, sì. L'America è l'America, no, perché l'America, poi io sono di parte, quindi, perché l'amo troppo. Quindi. Che sono più per il Giappone, vedi? Sì, l'ho notato, alla più per il Giappone. Tu pensi appena i giapponesi sapranno questa cosa? Che culo! Te ne abbiamo discarto anche Giorgio Mannaio, vabbè. E comunque approfittiamo sì. Qui e salutando ci facciamo sì. Vedere il video. Let the truth be told, avevi scelto, mi sembra. Come si chiama? Ecco, dai. Modality. Dell'album. Modality dell'album, io sono solo Modality. È arrivato solo in Modality. Sì. Se era in italiano il titolo, io subito lo dicevo. Significa che dite sempre la verità. Ok, infatti. Quindi. Sì, certo, siamo bravi anche per questo. Perfetto. Allora, questo video è fatto appunto realizzato da Francesco Turlà. Della Loco Studio Communication, tutto girato appunto. Ma questo a Chicago, l'altro che sarebbe Right Now, poi qualcuno lo vuole vedere su YouTube. È tutto su Los Angeles. Comunque avete girato tutto in America? Sì, tutto girato in America. C'è anche qualche video? Qualche video? No, non te lo dico. Poi lo vedono sul canale ufficiale dei Monti. Ah, apposta. Apposta. Allora, grazie ad Antonio grazie per a voi, essere gentilissimo. Grazie Antonio. Ora vediamo, possiamo accettabile. Aspettiamo ancora la Giappone ci dichiara guerra questa allora, aspettiamo l'album. Sì. Aspettiamo l'album. Sì. Va bene. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Arrivederci. We'll be right back.
nothing stopping me from you, from us and how to be our philosophy. First sight love, midnight lust, time to put the cuffs down, this a long term trust. No one comes before ya, love you like I wanna, I just wanna own ya, be my Belladonna. I'm all hers, she's all mine, shouldn't be insecure and just read between the lines. Believe every word that I yearn from inside, it's like when we ride, we Bonnie and Clyde. I need just for certain, baby girl it's worth it. I